Intanto buonasera, benvenuti alla seconda serata delle New Music Night. Questa sera come ospite abbiamo Claudio Brazzale, che ci introdurrà su una serata sui sintetizzatori musicali per Linux. Ci farà vedere un po' di cose che non si fanno tutti i giorni con i computer, ma che ci mostreranno tutte le potenzialità del software libero, di Linux. E tutto quello che si può fare anche in ambito musicale, che magari è una cosa che uno pensa che servono programmi costosi o un sacco di esperienze per fare musica in casa, ci dimostrerà che non è assolutamente così. E, come vedete, ha un sacco di attrezzatura e ci mostrerà come usarla e come possiamo farla. Io vi poi chiuderò la serata, altre cose da dirvi, e intanto lascio la parola a Claudio, vi ringrazio. Grazie a tutti e ringrazio l'organizzazione delle serate qui di Linux Night 2011 per avermi invitato a questo incontro e tutte queste apparecchiature qua, come ha detto il mio collega Andrea Agosti, sì, sono un po' specifiche, per fortuna non sono costose, poi farò anche un dettaglio su cosa serve per illustrarvi bene un po' qual è l'obiettivo di questa serata, quali sono le potenzialità e come uno può sperimentare anche a casa senza particolari oneri aggiuntivi. E intanto mi presento, sono Claudio Brazzale, come detto Andrea Agosti, e faccio parte dell'UD di Vicenza, faccio parte anche di ILS, ho fatto diversi tipi di interventi riguardanti nella provincia, riguardanti il software libero in diversi ambiti, e questa può essere un po' la riproposizione di un intervento che ho fatto l'anno scorso a Linux Day, con la differenza che a Linux Day 2010 non sono riuscito a far funzionare niente, invece questa volta mi sono preparato meglio, sono sicuro che tutto quanto funziona a dovere secondo i miei auspici, quindi sarà una dimostrazione, spero, un po' più esaustiva rispetto a quella passata. È comunque un collaudo, perché è lo stesso tipo di presentazione, tratterò un altro appuntamento importante che si svolge a Schio il 30 di aprile e il 1 maggio, che riguarda l'Ubuntu Install Party, che sarà un evento a livello italiano. E il mio talk su questa attività, per chi volesse ripeterlo, fare ulteriori domande, sarà nel pomeriggio della domenica 1 maggio. Allora, quello che vediamo alle nostre spalle, beh, questa è una finestra brutta e nera, eccolo qua, questo titolo della presentazione riguarda i sintetizzatori sonori con GNU Linux e Jack. Allora, GNU Linux ormai, per fortuna, molte persone sanno che è qualcosa che riguarda il computer, che riguarda un sistema operativo. Jack cos'è? Uno può pensare a un nome della persona, invece Jack è una tecnologia applicata a Linux che permette di gestire in maniera professionale dei flussi audio. Adesso faremo comunque un po' di glossario, vedremo un po' di terminologia e vedremo di capire un po' cosa significa. L'ambito di utilizzo di stasera, infatti, non sarà quello della programmazione e della produzione di testi, ma comunque uno spicchio ben preciso dell'ambito della musica, perché la musica con Clavier-Burlatore ha avuto onore e gloria e anche tante disonore, perché sappiamo benissimo che il karaoke, le basi musicali, hanno portato un'ampia platea di pubblico ad affrontarsi con la musica, ma non si può dimenticare quanti usano in maniera impropria questo tipo di tecnologia, spacciandosi per musicisti che magari non sono. Facciamo subito un po' di glossario. Abbiamo il MIDI. Il MIDI è uno standard introdotto negli anni 80-90 e riguarda l'interfacciamento di più apparecchiature elettroniche riguardanti la musica, nella specie del modo di sintetizzatori, tastiere, expander, sequencer, tutte attrezzature che sono guidate dal fatto che ci sono delle note che vengono fatte sulla tastiera. Adesso ho rivolto questa piccola scatolina verso di voi, che è un piccolo adattatore che permette di munire un normalissimo computer munito di porta USB di un'interfaccia MIDI, MIDI in e MIDI out, ossia uno standard che è stato deciso a suo tempo, capace di interconnettere tra di loro apparecchiature musicali oppure apparecchiature musicali e un computer. Jack è un termine ricorsivo, sta per Jack Audio Connection Kit,
e riguarda proprio questa tecnologia che permette di gestire l'interconnessione a livello virtuale attraverso il computer, con la possibilità di espandere queste connessioni, come vedremo stasera, con questa tastiera, per esempio, con questa master muta, e quindi poter interconnettere quello che è il mondo della virtualizzazione sonora con periferiche esterne esistenti e quindi applicare questi concetti anche a un utilizzo reale. Mentre con SoundFont si va a interpretare come termine una speciale categoria di file, di archivi, di malloppi sonori, mi viene da dire, che rappresentano un po' le impronte, i timbri, gli strumenti, ossia sono degli archivi che contengono i suoni degli strumenti. Perché questa definizione è importante? Perché parlando di sintetizzatori sonori si va incontro a un problema. Il problema è quello di dire: io non possiedo uno strumento reale, quindi io non possiedo a casa una chitarra, un flauto, un triangolo, tantomeno un organo con chissà quanti registri, tastiere o chissà che kit completo di timpani, batterie, campane, tubolari, eccetera eccetera. Cosa tento di fare? Io con la tecnologia tento di ricreare questi suoni con l'utilizzo del calcolatore o con tastiere specifiche. È logico quindi che ho molto meno dispendio economico nell'acquistare gli strumenti, poi pensare anche a tutti gli altri problemi di ingombro, di manutenzione. Naturalmente non ho solo dei pregi, ho tanti difetti. Uno dei difetti principali è che ho una sintesi. Sintesi, per riassunto, vuol dire che non avrò mai appieno tutte le caratteristiche dello strumento che io simulo con il computer o con una tastiera, un sintetizzatore. Ho qualcosa che ci assomiglia. Adesso siamo fortunatamente o sfortunatamente distanti dagli anni 70-80 in cui andavano di voga i sintetizzatori e tutti quegli effetti psichedelici tipici dei gruppi dell'epoca. Basta pensare a Pink Floyd, Alan Parsons Project e tanti altri gruppi che proprio hanno inventato e creato nuovi suoni proprio perché, come controsenso, le macchine che le generavano non erano così capaci di sintetizzare così fedelmente i suoni appartenenti agli strumenti della realtà. Mano a mano che tecnologicamente si va più avanti, invece, cosa succede? Succede che io riesco con algoritmi matematici, speciali procedure o con la preregistrazione di questi suoni, quindi io vado prima a registrare uno strumento reale con un microfono, con un'attrezzatura e poi prendo questo suono e lo tratto in modo da poterlo suonare in tutte le note, questo sta per sintesi, ecco che queste tecnologie permettono di avere gli strumenti sofisticati che suppliscono proprio all'esigenza di suonare diversi strumenti senza di fatto possederli. Ecco, mi ero dimenticato di questa slide che ho già spiegato praticamente. Esistono diverse forme di sintesi, adesso senza scendere su concetti matematici molto sofisticati che forse interesseranno a una o due persone forse qui dentro, ci sono diverse metodologie per sintetizzare un suono, si fa la sovrapposizione di forme d'onda semplici, oppure si prende un suono campionato e lo si rimodula, oppure lo si scompone in frequenza, esistono diverse tecniche. La sintesi comunque ha lo scopo sempre finale quello di dire: io con degli artifici matematici o tecnici ricreo un'onda che assomiglia a uno strumento vero. Tastiere e pianoli è la cosa più sconvolgente, perché quando mi dice ho comprato la pianola, gli dico: no, guarda, che il termine pianola uno non dovrebbe esistere, e se esiste è dispregiativo di quello strumento che è, perché pianola è proprio il top del fondo della definizione della tastiera. Allora, la tastiera di fatto consiste solo nei tasti bianchi e neri. Infatti questa qua fortunatamente mi è stata regalata, è una tastiera un po' speciale, perché avrete notato la semplicità: oltre i 61 tasti musicali è dotata solo di tre cose con cui l'utente può interagire: un pulsante acceso o spento, potevano anche farne a meno, per la verità, un jackettino, un piccolo connettore per l'alimentazione e solo l'uscita MIDI. Perché questa tastiera qua non genera alcun suono. Questa è responsabile solo di informare un computer, un sintetizzatore esterno, che sono state premute determinate note
e che sono state rilasciate. Non a caso vedete lì che c'è una piccola lucetta gialla che informa quando io premo un tasto e quando lo rilascio. Quindi quando si parla di MIDI, di sintesi, devo pensare che questa tastiera informa il computer, un'altra apparecchiatura, che ho bisogno di generare un DO, voglio fare una rigenerazione di questo DO. È logico che se questo DO è un pianoforte, il DO suonerà con le battute della corda, mentre se è un organo, un altro strumento a fiato, questo suono dura finché io non rilascio il tasto. Per cui, ecco che io ho la tastiera che mi genera i comandi da impartire al generatore dei suoni. Normalmente quando si va a comprare una tastiera si ha tutto incluso nello stesso strumento, quindi si ha sia la dentiera dei tasti, sia le uscite audio, e dentro ci sono tutte le selezioni, e già la tastiera può generare i suoi suoni. Tuttavia, per espandere queste possibilità è possibile, comprando una tastiera che sia interfacciabile via MIDI, collegare ad altri strumenti sonori, oppure al computer per fare le più svariate applicazioni. Una delle più simpatiche da effettuare, con cui mi sono avvicinato a questa tecnologia, è quella del sequencing, ossia quello di dire: io suono una canzone, io con il computer memorizzo la sequenza di pressioni nel tempo, quindi posso riprodurre in un secondo momento la stessa canzone. Quindi faccio uno strumento, un altro strumento, e mi costruisco da solo una base musicale. Quella è una delle applicazioni. Al giorno d'oggi, come per esempio nel campo dell'informatica, si sono divisi molti settori ed è praticamente impossibile coprirli tutti. Anche questa sera noi non andremo a coprire tutti i settori della gestione della musica con il computer, andremo solo a trattare proprio quello della sintesi, sapendo comunque, facendo degli accenni e delle piccole incursioni, sugli altri ambiti che riguardano la musica e il computer, tipo il sequencing, la registrazione, la sincronizzazione e chi ne ha più ne metta, sicuramente ambiti di cui io anche non sono competente. Andiamo avanti. Questo è un piccolo riassunto quindi delle attrezzature che io trovo in giro dal punto di vista musicale. Ci sono le tastiere complete che hanno sia dentiere e uscite come detto prima, poi ci sono le master keyboard come queste che hanno semplicemente la generazione dei comandi e poi un capitolo a parte riguardo i famosi expander che fanno solo la sintesi dei suoni. Queste scatolette più o meno grandi e variegate avevano la possibilità soprattutto nel passato di poter dar vita nuova a una tastiera, perché una tastiera una volta poteva costare anche svariate centinaia di mila lire all'epoca, per cui io con l'avanti del tempo scoprivo che i suoni non erano più adatti alle mie esigenze, sentivo che il vicino ce l'aveva più bella, avevo bisogno di fare altri tipi di sintesi, non occorreva buttare via tutto, ricomprare qualcosa di nuovo, anche perché nel frattempo io mi abituo al tipo di tocco della tastiera, delle caratteristiche del pannello comandi. Cosa faccio? Mi tengo questa tastiera, compro dei moduli aggiuntivi, posso suonare e usare nuovi suoni avendo la stessa interfaccia di prima, quindi con la comodità con cui mi sono abituato e sono andato avanti. Il vantaggio è quello di dire: le master keyboard hanno un costo che però rimane fisso. Adesso sta master keyboard qua va a 15-20 anni, che comunque è spendibilissima ancora adesso, non ha proprio il tocco classico o da organo del pianoforte, e il classico tocco da tastiera sintetizzatori anni 80, insomma. Il suo scopo lo fa benissimo. Capite che questo aggiornamento, se lo faccio nei sintetizzatori, quindi negli expander, se io riesco a rimpiazzare questo componente con qualcosa che programmo io via software, con software libero, soprattutto con Linux, io gratuitamente ho la possibilità di espandere all'infinito questo mio strumento, dandogli sempre vita nuova secondo le mie esigenze. Eccola qua il mio dilemma: o continuo ad accumulare scatolette sulla scatolette sulla scatolette e ho bisogno di un camion per portare via tutte queste scatolette, ne cambio una, io un suono mi piace di questa e una di quella e avanti e cavi e collegamenti, oppure faccio un po' di riepilogo, utilizzo un computer per generare i suoni. Naturalmente capite che soprattutto in ambiti di produzione dal vivo, quindi se io sono sul palco e sto suonando, non posso permettermi il fatto di dire: attenzione, aggiornamento in corso, aspettate 5 minuti, intanto andate allo stand astronomico. No, non è possibile. Qui entra in gioco le potenzialità di Linux. Avere il pieno controllo di un sistema operativo
che sia affidabile, duraturo e soprattutto con delle garanzie di funzionamento che permetta di dare solidità alla mia esecuzione anche dal vivo con i soldi di sintesi su computer Windows. Non è una novità, anche negli studi di registrazione dove queste dinamiche sono però dilatate, dei lunghi tempi di attesa che possono intercorrere causa di blocchi di apparecchiature informatiche dedicate alla registrazione non basate su software libero tipo Linux, ma basate su altri tipi di piattaforme. Eccolo qui, questa è la descrizione di questo singolo cavetto che uno può comprare anche su internet, per esempio questo qua l'ho comprato 3 mesi fa, 5 euro di pezzo e 5 euro di spedizione, quindi l'investimento da fare per questo collegamento è degli ordini di 10 euro spedizione che arriva a casa completo. Logico che ne esistono anche un po' di più sofisticate che hanno anche altre funzionalità aggiuntive, hanno più porte accoppiate anche di interfacce audio un po' più professionali, però se uno necessita del semplice collegamento da USB MIDI in e MIDI out, un 15 euro se la cava anche per fare questi esperimenti. Ma poi vedremo anche dei software che permettono anche di simulare la tastiera utilizzando la tastiera di un computer, quindi questa necessità di avere comunque una DTR tradizionale può essere bypassata. Se uno ha già una tastiera a casa con le uscite MIDI, oggi è benissimo usare quella, quindi fa un investimento minimo di 10 euro per fare esperimenti simili a quelli che farò io stasera. Abbiamo tutti gli ingredienti, quindi, spiegata un po' la storia, ambientata tutto quanto e capite le esigenze, vediamo come andiamo con il software, cioè cosa installare nel nostro computer per permetterci di fare dei giochi, suonare e poi usarlo in maniera opportuna. Naturalmente io, fissato con quello che è l'insegnamento, comincio un po' da distante il discorso e dico: Linux, com'è che gestisce il suonoro? Perché è logico che io, va bene, posso usarlo da profano, però se ho qualche nozione in più riesco a capire e comprendere meglio qual è il meccanismo con cui tutto quanto gira sotto. Diciamo che all'inizio i sistemi Linux avevano della gestione con le schede audio, con quei dispositivi che permettono di registrare e riprodurre il suono, basato su un sistema che si chiama OSS, Open Sound System. Questo mi interessa dirlo semplicemente perché adesso è sorpassato, è stato sostituito da un altro sistema che si chiama ALSA, un acronimo di cui adesso io non ricordo il significato, da sapere che alcuni programmi ancora funzionano col vecchio sistema, ma comunque sono abbastanza intercambiabili anche sullo stesso computer. Jack è una stratificazione. Cosa vuol dire stratificazione? Vuol dire che finché io uso una scheda audio di un computer, ci sono dei meccanismi un po' particolari, per cui solitamente un solo programma può utilizzare la scheda audio alla volta. Naturalmente questo non va bene per le esigenze più sofisticate, cioè se io sto ascoltando una canzone e nel frattempo mi arriva un messaggio di posta elettronica, perché devo rinunciare al ding ding, al campanello che mi avvisa che è arrivato un messaggio? Ecco quindi che via driver su qualsiasi sistema operativo ci sono degli strati intermedi che permettono quindi di avere più applicazioni sul stesso computer che contemporaneamente utilizzano la scheda sonora. Il bello di Linux è che questi strati intermedi non sono fissi come negli altri sistemi operativi. Per esempio Windows ha quel sistema lì e basta. macOS X ha solo una gestione basata sul sistema audio. Sotto Linux, in base a diverse esigenze, abbiamo diverse possibilità. Quello che useremo noi sarà Jack. Per onor di cronaca, bisogna ricordare che ne esistono altri adatti a altri tipi di funzioni, può essere per esempio pulse audio, ECM, SDL ed altre sigle che però non trovano spazio questa sera nell'approfondimento dei sintetizzatori. Bene, adesso cominciamo un po' a mettere le mani nella marmellata. Ho fatto un po' questa lista della spesa, perché il sistema che uso io adesso su questo computer è un sistema basato sulla distribuzione Debian, è New Linux Debian. E New Linux Debian, dal punto di vista storico dell'evoluzione di Linux, è un po' la mamma della distribuzione Ubuntu e delle sue derivate similari. Per cui basta prendere nota di questi nomi assieme ad altri che elencherò più avanti
e li troverete sia come software che si possono trovare per esempio sul software center di Debian o sull'Ubuntu Software Center per poterli installare e utilizzare con la massima semplicità. Una delle belle cose di Linux è proprio quello di dire vado su questo centro di comando, conosco il nome del software, lo seleziono e lui si arrangia, lo installa e siamo a posto. Non lo voglio più, lo disinstallo e naturalmente tutto sparisce senza fare disastri, senza lasciare tracce ignobili in giro e siamo a posto. QSynth cos'è? È un sintetizzatore. Praticamente quando hanno cominciato ad attaccare strumenti da marche diverse una dall'altra si sono resi conto che dovevano mettersi d'accordo per forza, perché non è giusto che il programma 1 sulla mia tastiera sia pianoforte e il programma 1 dell'altra tastiera dell'altra marca sia per esempio il Nobispiel. No, perché se io programmo un brano con tutti i numeri di brano corretto è logico che sulla mia tastiera viene fuori giusta con tutti gli affi due linee a posto, lo faccio girare questo brano sull'altra tastiera e vengono fuori disastri dal punto di vista acustico. Quindi QSynth è un punto di partenza che implementa un expander, un modulo sonoro, in modo da far funzionare la quasi globalità delle basi musicali esistenti oggi sul mercato, che corrispondono agli standard musicali chiamati General MIDI o XG Yamaha. Questi standard prevedono che ci siano più banchi, c'è il banco principale formato da 128 suoni, c'è un canale apposito delle comunicazioni MIDI istruito per la batteria, cioè le percussioni, e anche sul kit delle percussioni hanno dovuto decidere che questo testino era la gran cassa, questo era il rullante, questo era il tono più alto, questo il triangolo, eccetera, eccetera. Queste standardizzazioni che a fatica sono riuscite a convogliare la volontà di tutti i produttori. Mentre gli altri sono software un po' più esotici, diciamo così, perché OrganD è un software che simula le sintesi sonore degli organi elettronici, che possono, non so, simile essere organi Hammond o similari. L'MSynth è un po' un sintetizzatore che ricorda le prime sintesi modulazioni d'ampiezza con cui erano stati creati i primi suoni, diciamo, esoterici dell'epoca. Poi ci sono altri strumenti, l'ultimo è degno di nota, è Aeolus, che è un simulatore di canne d'organo totalmente non di sintesi ma di calcolo matematico e fisico. Vuol dire che dei buon temponi, non li chiamo così, ma invece sono stati veramente dei bravi sviluppatori, hanno deciso di creare il suono dell'organo non partendo da dei suoni d'organo già registrati in giro a sale di incisione, chiese, platee, eccetera, eccetera, ma hanno deciso di studiare le canne d'organo dal punto di vista fisico, ne hanno fatto un modello matematico e in base a questo modello matematico ne hanno modulato i suoni, quindi riproposti, in modo da poterli poi miscelare insieme in modo da simulare in tutto per tutto quello che è un organo. Ecco, prima di affrontare questa slide andiamo un po' a vedere queste applicazioni. Questo lo lascio qua. Insomma, scusatemi se vi ho le spalle, ma purtroppo il computer con cui devo fare la presentazione ho scoperto un malfunzionamento con l'uscita monitor esterna, quindi questo qua piccolino, però non mi permette di vedere in locale se proietto quello che sta dietro. Allora, una volta che voi installate un po' di software, tra cui anche questo qua, il Jack Audio Connection Kit, questo si chiama QJack CTL, che sta per Q come suono, Jack Controller, avete questa gestione per l'audio. Ecco, noi per adesso lasciamo spento tutta questa gestione dell'audio perché noi siamo interessati solo a vedere tutte le varie connessioni che si possono fare dal punto di vista MIDI. Vedete che ho un dispositivo USB MIDI cable che rappresenta proprio questo qua, è il connettore che esce dalla tastiera. La controparte dall'altra parte, che io questa sera non utilizzo, è l'uscita dal computer verso apparecchiature esterne. Uno dice, vabbè, e fin qua cosa c'è di buono? Ecco, di buono c'è che io posso già cominciare a divertirmi e lanciare questo qua, che è di tutto e per tutto
un sintetizzatore AM con tutti i vari parametri rappresentati come fossero le vecchie rotelline che erano presenti nei sintetizzatori dell'epoca. La cosa simpatica è che, eccolo qua, il mio AM-Synth è comparso dal punto di vista virtuale anche come tastiera con la sua presa di ingresso e uscita. Allora cosa faccio io? Semplicemente trascinando il mouse. Connetto la mia tastiera al sintetizzatore sonoro di tipo M. Questi piccoli glitch, clic, che purtroppo sono dovuti al fatto che, non essendo questo il computer deputato a fare la serata di stasera, non riesce a seguire tutte le dinamiche di generazione del suono, quindi me lo rovina in generazione. Nonostante ciò, io posso vedere che io, muovendo queste rotelline, adesso mi fido un po' delle impostazioni dei programmi preimpostati, io posso generare diversi tipi di suono. Adesso è andato in crisi, devo capire perché. Ho capito io perché è andato in crisi, perché l'AM-Synth funziona meglio se io faccio partire anche il substrato jack sonoro che mi gestisce non i collegamenti MIDI, ma la generazione e la gestione dei suoni campionati. Ecco. Adesso in teoria, se io rilancio l'AM-Synth, lo ricollego al sintetizzatore, dal punto di vista audio vedo che lui, come fosse un jack delle cuffie, la mia uscita dell'AM-Synth è qua fuori per la scheda audio. Adesso va meglio decisamente. Andiamo a testare altri tipi di suoni. Semplice generazione di suoni, proprio semplice. Se uno fosse appassionato di elettronica, mi basterebbe una manciata di componenti, proprio una manciata, per realizzare il circuito che genera questi tipi di suoni. È basato su due oscillatori, quindi due meccanismi che generano le frequenze delle note, e questi vengono più o meno modificati da dei semplici filtri o dai vari parametri che possono essere impostati da altri circuiti integrati che danno quello che all'epoca veniva definito l'inviluppo di un suono. Capite che la veridicità e la fedeltà della generazione del suono adesso un po' a desiderare. Capite che con poco si fa, ma con poco si ottiene, perché definire questo un sillofono è abbastanza semplice, ci assomiglia lontanamente a uno strumento a percussione di modulo di legno, però per chi si accontenta e chi non ha o non aveva all'epoca qualcosa di molto sofisticato, poteva accontentarsi di questa sintesi sonora. Naturalmente da lì in poi, girando le rotoline più o meno con criterio a caso, generano anche suoni nuovi che non hanno il corrispondente in natura con strumenti musicali. E con questo diciamo che salutiamo l'AM-Synth e andiamo a vederci qualcos'altro. Qualcos'altro, proviamo Hexter. Io non può dire Hexter, cos'è, cosa fa? Se qualcuno è un po' appassionato di strumenti musicali di altri tempi, può capire che Yamaha DX7 è stata una tastiera di tutto rispetto. È stata una tastiera che ha fatto la storia perché ha introdotto un nuovo concetto di sintesi del suono, e questi sviluppatori con Hexter hanno creato proprio, essendo passato tutto di tempo, sono entrati in possesso di tutti quelli che sono i progetti di questa tastiera e li hanno totalmente riprodotti via software.
Quindi di fatto noi abbiamo tutti i suoni tipici di questa tastiera, numerati dall'1, dal 0 al 127, e questi corrispondono quanto più fedelmente possibile ai suoni originali della tastiera di X7 Yamaha. Anche qui abbiamo una sintesi, e non è proprio un campionamento. Cerco di alzare un po' il volume, altrimenti, anzi, lo faccio dal punto di vista. Capite benissimo che rispetto a prima il passaggio è ancora distante nel definire questo un'arpa, però la sintesi sonora è sicuramente un'evoluzione molto più dettagliata. E qua uno può divertirsi. Risulta interessante notare che la semplicità di generazione e di simulazione dei suoni dell'organo, non pensando all'organo che sta in chiesa, ma degli organi, per esempio gli organi positivi, cioè quei bussolotti di legno che si possono trovare nei complessi chiesa, eccetera, eccetera, sono molto facilmente riproducibili e semplici di costruzione, quindi anche come sintesi sonora sono semplici da ricreare e riprodurre. E poi, come ogni strumento ricorda, spazio della fantasia. Nulla impedisce a me di lanciare più software contemporaneamente e cominciare a combinare dei suoni provenienti proprio da sintetizzatori diversi. Quante volte nei concerti live si vede il batterista con tutta la sua serie di piatti, piattini, drum, castighi, gong, eccetera, eccetera, poi si vede il tastierista che è incastrato su una U fatta da una, due, tre tastiere, una di sopra, una di sopra, di sopra, e con mosse abbastanza provate che riesce a suonare più strumenti contemporaneamente. Vediamo se riesco a lanciare organ lì. Sembra che non mi dia soddisfazione, allora lo tradisco con un altro sintetizzatore. Quindi la capacità sonora di unire strumenti provenienti da sintetizzatori diversi permette una sintesi molto elaborata del suono che può essere molto interessante. Forse è meglio però lasciare stare un po' gli anni che furono con le generazioni sonore alquanto variegate e andiamo ad affrontare altri tipi di sintesi un po' più fedeli a quegli strumenti musicali. Stalker lì non vuole darmi fiducia, voglio vedere perché non vuole collaborare. Perché? Perché mi tradisci? Ho capito perché mi tradisce, ma stasera non è la serata per fare le cose per bene. E poi è sempre bello essere qualcosa di incompleto in modo da essere la curiosità di agire a casa. Giusto per non scoraggiare chi a casa naturalmente non ha tutto questo armamentario, anche se la spesa, avete capito, è minima,
vi vengo incontro subito con un software che si chiama VMTK, come dite, maledette ste sigle, Virtual MIDI Piano Keyboard. Sì, ho fatto giusto. Questa è la tastierina, vedete che bella, simpatica. Ecco, ha un vantaggio che anche questa si presenta come fosse un cavetto MIDI esterno, quindi si presenta come in una out. Il vantaggio è che se io lancio un sintetizzatore, e adesso per esempio lanciamo il, lanciamo sempre la M-Synth, e quindi collego sia il mio cavo MIDI ma anche l'uscita della tastiera, anche se io non ho tastiera musicale, posso sumarmi oppure il mouse una tastiera proprio del computer, farmi la simulazione e uscire a suonare lo stesso strumento. Se io per ironia non avessi un generatore sonoro qui dentro ma avessi degli expander esterni, potrei con la tastiera del computer suonare fisicamente degli strumenti professionali esterni o comunque studiati per essere da palco. E un vantaggio di quella tastiera lì è che ha anche tutti quei vari pulsantini che io una tastiera normale non ho, perché prima vi accennavo il fatto che il programma numero uno di tastiera poteva essere il pianoforte, mentre il programma uno di un'altra poteva essere il Glockenspiel. Capite che io qui non ho nessun tasto accessorio per poter cambiare fisicamente i programmi del mio sintetizzatore. Ecco che riesco a farlo attraverso questa tastiera che posso lasciare combinata per darmi il controllo completo del mio strumento che vado a pilotare. Vedete che io ho cambiato, questo non è un honky tonk piano, questa è una nomenclatura secondo lo standard che vi ho detto prima, il general MIDI, quello di suono standard, in modo che tutte le basi musicali potessero funzionare. Ecco che però numericamente corrispondono a uno strumento diverso anche nel M-Synth, se questo verbe è l'acustica piano del primo, è logico. Idiozia, una volta che ho due tastiere collegate esterne, posso suonare un po' di una, un po' di l'altra. Così, però è una precisazione da fare, perché quando hanno progettato le tastiere dei computer, questa è una nota che c'entra poco con quanto riguarda l'ambito della musica, però giustamente dal punto di vista elettrico di combinazione dei tasti l'hanno studiata non per suonarci sopra uno strumento, ma bensì per riuscire a digitare bene le lettere in successione. Per cui di fatto sulla vostra tastiera del computer alcune combinazioni di tasti non sono possibili. Vediamo se riesco. Eccolo qua. Io premetto le X, la V e la N. Se anche premo la Y, questa non esce. È un motivo proprio meccanico, perché non è che ogni tastino abbia il suo filetto. C'è una combinazione per cui alcune mosse della tastiera non risultano essere valide. Quindi capite che è troppo limitante suonare qualcosa usando la tastiera del computer. Una soluzione che ho adottato alcuni anni fa era abbastanza becera e indecente, e si basava del fatto in cui io univo il portatile di una tastiera esterna aggiuntiva e con due tastiere del computer comunque si riusciva a suonare l'ottava alta rappresentata dalla riga della Q e la P e l'ottava bassa sull'altra tastiera che va dalla Z alla M. L'ideale comunque resta sempre una tastiera di quelle reali, è stato solido. Se anche uno adesso va a un supermercato e le offerte prima di Pasqua, una tastiera minima che abbia una presa MIDI out qualsiasi, non penso possa impegnare per più di 100 euro, insomma. Poi dipende un po' se uno si diletta anche andare a razzolare per trovare offerte di occasione più o meno valide. Adesso giochiamo con il Q-Synth.
Allora, ci mette un po', vedete che incontro tutto il rigetto, adesso è pronto, ci mette un po' a caricarsi, perché? Perché lui ha bisogno di caricarsi in memoria tutti i suoni disponibili nello standard General MIDI. Quindi ha bisogno di caricarsi il clavicembalo, il timpano, il violoncello, tutti i sassofoni, i trombe, i flicorni, eccetera, eccetera, tutti deve avere a disposizione in memoria. Naturalmente adesso è lì a parte, me lo collego con la mia tastiera esterna e mi uso anche la mia tastiera interna e c'è sempre qualcosa di nuovo. Fuori è collegato. Vediamo se tutto è a posto. Nel controllare che è tutto a posto, sono entrato qui perché questo più synth è proprio un modulo di sintetizzatore e devono essere indicati i suoni che deve utilizzare. Per esempio adesso lui utilizza un set di strumenti che si chiama Fluid Synth, che è un set di strumenti gratuito e libero, che quindi è già a disposizione della vostra distribuzione Linux. Tuttavia, se avete vecchie reminiscenze o volete usare dei sound fonts vostri che avevate magari creati nel passato, negli anni 90-95, ecco, in cui spopolavano per esempio le prime schede audio Sound Blaster, munite del loro sound font, voi potete prendere quei vecchi file, schiaffarli nel vostro computer, dire a questo software di utilizzarli e lui prenderà le informazioni di quei file sonori e li utilizzerà per la generazione dei suoni. Adesso resta da capire perché lui non fa il suo lavoro, che volume ci siamo. Vedete che hanno avuto l'accortezza di mettere una spia per capire quando riceve i dati, quindi i dati gli sembra ricevere bene, dobbiamo semplicemente capire, facciamo disastrosi, scolleghiamo tutto, ricolleghiamo, mi scuso per questi inconvenienti, speravo io di riuscire a fare meglio di Linux dell'anno scorso, ma il mio computer tradendomi all'ultimo momento ha sempre da mettermi un po' in difficoltà. USB MIDI cable e lui se ne frega alle mie volontà, alle mie. E io so perché supporto audio check 44 e 100. Andiamo a curiosare dov'è il pannello jack e lui sta andando a 4400, è tutto a posto. E perché non mazzi? Quindi dai verso sequenza, proviamo a bavare e far usare questo software al di fuori del sistema jack, ma lui si arrabbia perché mi dice attenzione, non riesco ad ottenere l'esclusiva che avevo promesso prima. Proviamo in OSS, oggi mi vuole bene, audio, proviamo a convincerlo che jack è la cosa giusta da fare. Autoconnect, name, devo collegarlo, ma no, il sospetto che non mi darà fiducia questa sera, assolutamente no. Scusate, può fare una variante sul tema? No, il segnale arriva lo stesso. Scusate, ho capito subito perché ho fallato. Perché quando parte il pulsante lui si mette totalmente a riposo. Niente, ah, un attimo.
Ci sono. Voglio che calma, lui ti sente. Oh, finalmente, scusate. Mi ero dimenticato che, lanciato il Q-Synth, è una roba un po' particolare, io ho bisogno di impartirgli uno strumento, se no lui, di default, non fa nulla. Per cui, questo... in poi e questo è tutto il set di tutti i 128 strumenti disponibili nel banco General MIDI. Così ha in più rispetto a una tastiera tradizionale è che solitamente il controllo dei tasti di una tastiera ha una doppia lamella meccanicamente, nel senso capirete che io sono andato a smontare anche questa, ha due lamelle tanto da poter distinguere qual è la pressione morbida del tasto o la pressione più incisiva, questo si chiama il touch, cioè la potenza, cosa che naturalmente non è riproducibile con la tastiera del computer, che dovrebbe motivarvi eventualmente, se volete fare questa cosa un po' più seriamente, a munirvi di una strumentazione del genere. Non a caso la Velocity, che viene settata proprio a livello volume PK per la sua tastiera, risulta proprio la potenza sonora con cui viene impressa, che naturalmente ha senso solo per quegli strumenti che la prevedono. Se io vado con un Hammond organ, non avrebbe senso avere il tocco, perché un organo, che sia un organo, che voi lo pigiate forte o piano, lui dovrebbe fare sempre lo stesso suono. Quindi rovescio della medaglia, per questo tipo di applicazioni potrebbe essere più consono fare delle regolazioni in modo da limitare quanto più possibile questo effetto. E qua c'è solo che l'imbarazzo della scelta. Gli esempi che sto facendo riguardano l'utilizzo esclusivo dello strumento, è logico che appena mi doto di un sequencer o qualcosa, tutte quelle che sono queste informazioni possono essere collegate proprio, come avete visto col diagramma delle connessioni, a questi generatori di suono. Abbandoniamo il Q-Synth, che mi ha fatto penare questa sera, per colpa mia, ho scoperto. E andiamo a uno dei miei preferiti, che è il ZipAd Super FX. Eccolo qua, che è un sintetizzatore molto particolare. Qui siamo sempre sulla sintesi tramite funzioni matematiche, quindi non abbiamo dei campioni. Però questo è molto sofisticato, voi direte, ha un'interfaccia alquanto complicata. Ecco, questa è l'interfaccia base. L'interfaccia avanzata è ancora un po' più disagevole per il primo approccio. Vediamo di collegare le mie due tastiere. Il suono con cui si apre ispira tanta tristezza. Tuttavia, vedete che qui addirittura i suoni sono organizzati in banchi e ogni banco ha le sue specialità. Qui vado dagli arpeggi a sequenza. Quelli che sono
brani in sintesi di voci. Che da soli non dicono niente, ma solo se combinate più taste riescono a dare un'impressione o anche altri diversi stili sonori. Per poi andare sulle sintesi di quello che può essere. Ad altri tipi di strumenti tipo chitarra distorte. Da cui si può partire e far evolvere altri strumenti con quello che sono le complicazioni che ne avremo dopo. Questa è un'applicazione simpatica anche a sé stante, perché prevede comunque il fatto che quella sua tastiera si possa suonare anche senza aprire il controllo del jack oppure altri strumenti, aprire il VMPK e quindi selezionate l'applicazione. Avete la possibilità di suonare l'applicazione. Cosa c'è dopo di meglio da vedere? Beh sì, io sono appassionato di organi e organetti. Per le varie fantasie più o meno tradizionali o di tipo ambientate. Tenete presente che questi strumenti sono presentati come singoli, logico che si possono combinare con altre voci di altri sintetizzatori, logico che non si può esagerare andando a sforare quello che è il carico di lavoro del processore del computer, anche se adesso come adesso, eccolo là, se vogliamo metterlo in evidenza, io quando suono uno strumento del genere, vado mai al di sopra del 15% delle capacità del processore. Quindi se io combinassi questo sofisticato sintetizzatore con altri strumenti più semplici tipo l'Exter di prima o l'AM-Synth, comunque posso essere tranquillo di essere al di sotto del 35-40% di carico di questo qua, che è un computerino di quelli da battaglia basati su processori a bassissimo consumo e un PC qualsiasi. Di simpatico il Zenith Super Felix ha la possibilità già all'interno del suo pannello, che è un po' il sintetizzatore più completo, di inserire, prima di andare fuori in scheda audio, dei propri effetti. Facciamo l'esempio però con uno strumento degno da essere affettato. No, basso. Ho sbagliato basso o basso. Nessuno impazzare, non col brazzo. Così, secco, io posso aggiungere effetti di tipo eco, con certo volume, delay e feedback. Sto sbagliando qualcosa. Mi hanno cambiato il pannello e non so più come usarlo.
mi dispiace, questi devo tutti studiarli, dovrò studiarli per schio. Sarò costretto a farvi la seconda fase, cioè l'applicazione degli effetti dall'esterno dei sintetizzatori, che sarà il complichiamoci la vita della slide che abbiamo lasciato in sospeso nella presentazione. Ecco, dal punto di vista di carrellata sonora, siamo arrivati all'ultimo sintetizzatore in programma, che è Aeolus. Come vi dicevo prima, Aeolus è stato fatto partendo non dal campionamento, quindi non dal suono di un dispositivo, ma è stato fatto dal punto di vista fisico-matematico. Adesso lui non è che sta semplicemente lampeggiando perché è Natale, anche perché fa poco e Pasqua, ma semplicemente perché sta caricando in memoria tutte le routine, tutti quei sottoprogrammi di gestione di tutti i vari tipi di registri dell'organo. Capite che P1, 2 e 3, o meglio P1, 2 e 3, sono le tastiere che solitamente un organo è munito. P, pedaliera, che qui non abbiamo, prima la prima tastiera, seconda e terza, ognuna con le sue capacità di registri. Prima del MIDI non vi ho detto una cosa: hanno previsto che attraverso un cavetto del genere non potesse passare la singola generazione di un suono, di un campione, quindi di un timbro sonoro, ma hanno empiricamente deciso di sistemare questi suoni su 16 canali, quindi attraverso un singolo collegamento MIDI possono viaggiare in parallelo 16 strumenti diversi. Questi 16 strumenti diversi, per esempio, qui potrebbero servire se uno ha più tastiere o una multitastiera, in modo da abbinare la prima tastiera, per esempio, al canale 1, la seconda al 2, il 3 e così via. Tant'è vero che se voi dovete cominciare a usare Aeolus, la prima cosa che dovete fare è di dargli un settaggio MIDI. Io ho poi impostato questo qua, per esempio, abbastanza semplice, in cui il primo canale MIDI è destinato alla tastiera 1, il secondo alla 2, il terzo alla 3 e il quarto alla pedaliera. Dovuto anche a un limite, perché questa tastiera è talmente semplice che le sue pressioni danno in uscita solo che comandi sonori solo sul canale 1. È stata preprogrammata così e non si può cambiare. Una volta che io ho impostato l'Aeolus, ho più tastiere, chissà quanti cavetti, mi accatasto un po' a destra e a sinistra, mi rifaccio a casa un po' l'estimazione del mio organo, sono pronto per accendere i registri oppure usare ovvie preimpostazioni che non solo sono facilitazioni software date dal computer, ma sono comunque prese sullo stampo di quelle che erano le facilitazioni che avevano una volta i suonatori d'organo. Quando uno suona l'organo ha la possibilità di selezionare i registri, o oltre all'inserito o al disinserito poteva avere le mezze posizioni di prenotazione oppure i ripieni con cui, con appositi pedali meccanici molto duri da premere, poter abilitare banchi di registro o la totalità dei registri. Io per esempio qui ho selezionato 5 semplici registri della prima tastiera, principalmente capite che avendo solo della prima tastiera io userò solo di questa riga o quasi. Vado a parcheggiarmi l'organo su un'altra schermata, un attimo solo. Tanto vado a collegare le mie tastiere Aeolus e dal punto di vista audio faccio uscire il suono verso l'uscita della scheda sonora. Capite che l'impianto audio non dà giustizia a quello che potrebbe essere la generazione di fedeltà del suono. Se io vado ad accendere altri registri in modo da colorare di più il suono, un tanto di effetto è con lontananza.
la cosa simpatica da prevedere eventualmente con le altre tastiere è la possibilità meccanica di cui anche gli organi tradizionali sono dotati, è quello di legare le tastiere, ossia apposite levette permettono di collegare fisicamente, nel caso dell'organo tradizionale, più tastiere tra di loro. I famosi filmati in cui si vede che uno suona e gli altri tasti si abbassano da soli, che uno dice no, vale, c'è tu che c'è la macchinetta sotto come i piani del vecchio West. No, sono dovuti a questi tipi di meccanismi. Qui ci sono troppi registri e non sono distinguibili. E uno può giocare di timbri. Semplicemente abbinando più tastiere. Logico che la mia tentazione più grande a casa è quella di dire mi munisco di altri 2-3 master e mi faccio tutte e tre le tastiere, posso suonare con tutta quella variabilità di possibilità che dà la possibilità di usare questo software. Insomma. Non pensate che i suoni siano in tedesco, e che sono le convenzioni tipiche dei registri in cui alcuni vengono chiamati in italiano, tipo principale, ottava, quinta, tibia, e altri vengono chiamati in tedesco per via della riforma che ha imposto a tutti i possessori di organo di privare un certo tipo di epoca storica durante l'evoluzione del Medioevo, di privare tutti gli organi di tutti quelli che erano considerati i registri profani, cioè quelli che simulavano suoni non propriamente idonei, secondo i canoni di allora, alle funzioni religiose. In Italia, sotto la sfera della vicinanza del Papa, hanno smantellato e fatto disastri incredibili. All'estero, soprattutto in Germania, complici gli arabi che rendevano più distanti le distanze, hanno tenuti tutti, se ne sono fregati e quindi hanno tenuto. E il fatto che adesso come adesso le tastiere USB possono essere aggiunte quasi a piacimento rende più semplice anche giocare con le polifonie usando solo tastiere del computer. Quindi se una tastiera tradizionale e ne aggiunge semplicemente un'altra di tipo USB può già divertirsi abbastanza sapendo che per ogni mano ha un'ampiezza di un'ottava abbondante, quindi non tanto ma sufficiente per fare qualche giochetto non troppo limitato. Allora, vediamo se ho dimenticato qualcosa. Cusindro l'abbiamo visto con fatica, l'organ D non è partito. MSI, come siamo come orario? Ci siamo? Un quarto d'ora. Allora, l'organ D in sospeso, MSI l'abbiamo fatto, Zinar Super Felix sì, l'Extra l'abbiamo visto, l'Eurus l'abbiamo visto. Allora, scusate, 5 secondi. Mi dispiace. Allora, passiamo sia alla fase come complicarsi la vita, perché noi abbiamo fino adesso analizzato, come promesso all'inizio serata, solo la generazione dei suoni, quindi visto un po' cos'è il MIDI, le interconnessioni e i vari programmi, quando davano in uscita un suono, questo è stato messo direttamente in uscita alla scheda audio, così com'era, e lo avete sentito commentare attraverso questi due diffusori. Il vantaggio di usare jack è un altro, il fatto che dal punto di vista audio, quindi adesso provo a lanciare un sintetizzatore a caso,
lui si attacca direttamente in uscita della scheda audio. Io collego la sorgente sonora, stavolta non sbaglio, e seleziono subito un suono. E questo è il suono che viene generato in uscita. Se io però faccio il cattivo, come si suol dire, allora prendo questo e lo parcheggio via dall'altra parte, perché il monitor, per quanto grande è comunque limitato. Questo sposto di qua. Ok, questo non mi serve. Via. Posso pensare di interporre tra la generazione del suono e l'uscita ulteriori artifici che non appartengono più alla gestione del MIDI, ma che sono, fanno parte un po' dell'effettistica, quindi di applicare degli effetti sonori al suono, che potrebbe essere anche quello del microfono. Cioè, se io prendo questo microfono, invece di essere un radio microfono, prendessi uno a filo e lo collegassi all'interno del mio computer, riuscirei a toccare in real time, quindi in avanzamento continuo, all'istante, la mia voce. Mi affido a cosa? A dei software aggiuntivi che naturalmente non riguardano il MIDI, ma riguardano gli effetti sonori. Ne prendo uno per tutti, che è il Jamming. Scusate, mi sono venuti i dubbi perché... stacchiamo tutto e diciamo Fluid Synth, il nostro sintetizzatore, adesso non si sente perché non è attaccato a niente. Io invece di attaccarlo direttamente alle casse esterne, dico va a finire l'ingresso di questo programma. Questo programma, tra le altre cose, mostra anche la forma d'onda o lo spettro del suono. All'uscita di questo programma decido di farlo andare fuori con la scheda audio. E fin qua non abbiamo cambiato nulla. Adesso vediamo cosa ti dà a dimostrazione, per esempio, cosa ci mette a disposizione questo Jamming. Se io, per esempio, voglio simulare, non so, una trasmissione telefonica in cui c'è uno che suona l'organo da un'altra parte, uno sa che il telefono attualmente non è un dispositivo ad altissima fedeltà, anzi neanche ad alta fedeltà, ritaglia solo quanto indispensabile per far capire la voce da una persona all'altra. Dal punto di vista tecnico posso dire che un telefono, tutto quello che è di fuori, sto facendo danni, non solo con la matitina, tutto quello che è di fuori, 3300, sì, un scarso, quello che è di fuori, adesso sono andato addirittura storto, sicuramente faccio danni, sì, meglio se faccio così, giù così e via, quello che è di fuori delle frequenze del telefono viene tagliato giù. Percepisce tanto la differenza, però se noi prendiamo un altro strumento, prendiamo per esempio la trombettina, trumpet, così, se io vado a suonare, questo è il mio suono filtrato. Se io vado nelle mie connessioni, e vado a collegare il mio sintetizzatore direttamente in uscita, capite che il suono è diverso.
Quindi questo semplice strumento permette di fare equalizzazioni. Adesso non si vede niente perché non è collegato niente. Può fare studi del suono per poter meglio filtrare il segnale, oppure sottoporre questo segnale a delle curve di compressione, ma questo è un argomento per chi tratta l'audio in maniera molto delicata con applicazioni da palco, oppure è possibile usare altri applicativi che però mi sa che nella fretta non ho incluso in questo computerino, vediamo solo se fanno parte del mio compendio. No, non c'è. È possibile comunque lanciare un software che si chiama JackRack con cui applicare a queste forme d'onde in uscita dei veri e propri effetti che possono essere, non so, il chitarrista potrebbe riconoscere il flanger, il chorus, il wah-wah, o altri effetti che sono dei distorsori, di amplificatori di cambiamento di pitch che vanno a modificare il suono in uscita del nostro sintetizzatore verso gli altoparlanti, quindi per creare e modificare ulteriormente altri tipi di suoni. E questo fa parte delle varie delle 28. Giusto per complicarci ancora la vita, voglio mostrarvi uno dei miei ultimi acquisti, che è questo simpatico bussolotto. Se qui avete solo che i tasti, qui ci sono solo che i controlli, 80 euro nuovo, usato, penso si spenda meno. Qui ci sono degli slide, dei cursori, delle manopoline, dei pulsanti, si collega esclusivamente al computer. Pur essendo un dispositivo USB che si è acceso, di fatto questo viene visto come fosse un cavetto MIDI e quindi ha il suo MIDI in e MIDI out. Vediamo come si presenta qui. Eccolo qua, Nano Control. Cosa fa di speciale? Semplicemente dà la possibilità di mappare alcune caratteristiche del suono controllabili tramite questi cursori direttamente sul sintetizzatore. Adesso vedete, io muovo le manovelle e la lucetta Q-Sync si agita. Possibilità. Adesso questo tipo di sintetizzatore non ha nessun controllo attivabile, eppure mi sembrava che dal punto di vista MIDI questo potrebbe sostituire tramite i cursori quella manovella che si trova di fianco a quelle tastiere che permettono di fare le stonature delle note, il cursore dei volumi o la modulazione o meno di alcuni effetti. Purtroppo mi manca il JackRack, a cui è possibile proprio assegnare ogni singolo cursore o manopola a una singola funzione dell'effetto che si vuole manovrare. Quindi se uno fosse in applicazione da palco sul vivo, oltre a suonare, sa che variando questi singoli cursori potrebbe addirittura cambiare, secondo il proprio piacimento, impostandolo, i suoni in base alle proprie esigenze. Io ho finito, vi ringrazio della vostra attenzione, sono a disposizione se volete per le domande di Elito. Ponti, una volta che ho trovato la mia impostazione, ho giocato, ho attaccato i miei software e il mio hardware,
come faccio a storare, a salvare questa impostazione e a riprenderla successivamente? Quindi anche a ricaricare eventuali programmi che avevo aperto con le impostazioni. Da quel punto di vista lì, ci viene incontro sia questo tipo di sistema che Linux in generale. Perché questo tipo di controlli di connessione possono essere manovrati tramite la PCPay, che non è stata argomentata stasera, ma che permette di ricordarsi, richiamare e salvare tutte le configurazioni di collegamento. Quindi una volta che uno trova un ambiente stabile, tramite PatchPay si salva il diagramma delle connessioni e con quello è a posto. Nonostante ciò, se uno non fosse contento dell'utilizzo del PatchPay, per il MIDI ha a disposizione altri strumenti. Per esempio, io qui ho caricato anche la Connect GUI, che è molto più triste rispetto a quello che è la connessione fonetica dello jack, ma questo permette di impostare in maniera diversa tutti i vari tipi di collegamenti con ingressi e usciti. Anche questo software qua dovrebbe avere la possibilità, no, questo no. E una volta che uno si impratichisce con Linux, può costruirsi quei microprogrammi chiamati script che utilizzano tutti i vari comandi basilari che non è che simulano le azioni che io posso fare graficamente col jack con questo controllo, ma che effettivamente vengono usate da questi programmi come front-end, quindi uno può usarle direttamente in modo da costruirsi delle procedure che preimpostano e preconfigurano strumenti, collegamenti in automatico prima dell'ambiente operativo. Perché sono d'accordo con te che in ambiente dal vivo non è che uno possa dire un attimo solo, devo mettermi ogni volta a collegare questo o quello. Uno ha bisogno di più dinamicità e allora usa queste preimpostazioni oppure si crea per sé queste preconfigurazioni usando i mattoncini base di istruzioni che fornisce il jack anche utilizzando gli script da console in modo da velocizzare queste procedure. Dal punto di vista delle preimpostazioni degli strumenti, i singoli strumenti, per esempio Zinal, SuperFX, ha tutte le sue modalità di salvataggio per poter creare i propri banchi, le proprie comodità, poter manovrare i suoni tramite program change, VMidi o similari. Tuttavia anche qui il sistema Linux sottostante ci viene incontro, perché uno potrebbe registrare delle preimpostazioni di cambio programma o di cambio di controlli via MIDI, e poi una volta che le ha registrate, una volta che uno fa tutti i collegamenti tramite software, e prendere questo file di registrazione di cambiamenti di vari strumenti, mandarlo in uscita a tutti i suoi strumenti in modo che si impostino in automatico, e questo un po' facilita la gestione di una sessione tipo live. Spero di aver risposto. Ci sono ritardi, latenze sulle tastiere collegate? Ottima domanda, che di la verità avevo tralasciato. Giustamente uno dice, quando il suono entra per di qua, il computer fa tutti i suoi cavoli, lo acquisisce, ci lavora per sopra, poi lo sputa fuori dalla tastiera, passa un tempo. Questo tempo può essere più o meno fastidioso, dipende quanto grande è questo tempo. Allora, il MIDI come meccanismo MIDI ha già un suo tipo di latenza, cioè questo tempo si chiama latenza, che è dell'ordine di qualche millisecondo. Normalmente l'orecchio umano, quando uno prende un pulsante, vorrebbe che subito la nota rispondesse. Tollera dal punto di vista acustico una distanza proprio massima di 100-150 millisecondi. Alcuni musicisti storcono già il naso sopra gli 80, ma bisogna essere allenati d'orecchio. Con il sintetizzatore sonoro io ho questi tempi lì di mezzo, perché capite che i pochi millisecondi del MIDI, poi il programma che genera quasi istantaneamente il suono, l'unica latenza mia è in uscita, cioè nel momento in cui il suono è deciso a come lo faccio buttare fuori dalla scheda audio, e quindi ho una latenza che è, per esempio nel mio caso, è di 23 millisecondi. Questo pannello che serve per
affinare la configurazione di jack per farlo funzionare al meglio, in base alle caratteristiche, da una stima in linea di massima anche del tempo di latenza, che è quel tempo in cui un campione audio ci mette nel percorrere l'ingresso, per esempio le cuffie, di questo computer all'uscita, l'ingresso del microfono di questo computer all'uscita cuffie di questo computer. Da questo punto di vista il fattore latenza dipende sì dalle configurazioni software, ma poi dipende anche dalla bontà della scheda che si utilizza. Logico che io, se vado a usare in ambiente un po' più sofisticato, non mi accontento dell'uscita cuffia di un portatile del genere in cui la scheda sonora va l'equivalente di $3 di costo, insomma. Faccio un investimento, mi munisco di una scheda audio un po' più corposa, di caratteristiche e di capacità di gestire il suono, avrà sicuramente tempi di latenza, quindi di acquisizione e di sgancio del campione, molto più stretti, permettendo quindi una fedeltà più buona. Anche perché dobbiamo pensare che noi, ogni volta che noi, dal punto di vista audio, scusate, devo uscire da qui, dal punto di vista audio, io qui, per esempio, il sintetizzatore faccio andare subito fuori. Però se dal sintetizzatore vado al primo effetto, dal primo effetto vado al secondo vado fuori, ogni passaggio in più aumento il tempo di lavorazione, quindi devo stare attento anche con parametri di percezione sonora a non far diventare la generazione del suono fastidiosa, perché uno preme, aspetta e poi viene generato il suono, che è una delle più fastidiose che si possa avere. Da questo punto di vista, questo esempio, fuori dal sintetizzatore vado a questo bridge che vuol dire ponte, in effetti è abbastanza soft, non mette ulteriore latenza in più perché semplicemente replica il suono, non deve fare altro, e lo schiaffa subito in uscita, è comunque un passaggio ulteriore. Adesso io qua sicuramente ho dimenticato qualcosa, perché se non suona vuol dire che è successo qualcosa. Distruggo tutto. Chissà cosa è successo. Faccio l'esempio con un sintetizzatore più collaudato, così ho più certezze. M-Synth direttamente in sistema, poi vado fuori il bridge. Dal punto di vista delle connessioni MIDI, il mio USB MIDI cable lo mando all'M-Synth. Non l'ho attaccato. Quel semplice ponte come applicazione mi fa anche da V-meter e mi mostra l'intensità del segnale in stereo. Se io voglio indicatori o precetti a LED, qualsiasi cosa, lui me le fa abbastanza agevolmente. Quindi, tornando alla domanda iniziale, il tempo della latenza è negoziabile secondo i parametri della scheda audio, e un po' bisogna dare un'attenzione anche un po' a che scheda audio si usa. Per la generazione sonora, fortunatamente faccio diviso 2, perché la sintesi è abbastanza indolore, non ho tempi aggiuntivissimo insignificanti rispetto al tempo in cui il suono ci mette per andare fuori dal jack della scheda audio. Prego. Per trovare documentazione sulle schede audio più o meno supportate, per quale sceglierne una che è piuttosto di un'altra, per ogni colore imbrutti. Recentemente io proprio ho avuto la malaugurata sorte di incorrere nell'unica scheda audio esistente nel mercato non compatibile con Linux. Quando hanno inventato le periferiche USB, partiamo un po' da distante, hanno fatto le cose un po' con coscienza e hanno deciso di prendere i dispositivi e non fare che ogni periferica abbia il survivor, ma hanno raggruppato in classi di utilizzo.
perché tutte le tastiere, pur essendo diverse, vengono trattate allo stesso modo. Hanno inventato una classe anche per il MIDI, hanno inventato una classe per i mouse, una classe per le chiavette USB, hanno inventato una classe anche per i dispositivi audio. Per cui, di fatto, una volta dicevo tutte, adesso mi tocca dire quasi tutte le schede audio, sono supportate da Linux in quanto appartengono alla classe dispositivo audio e quindi, a meno di alcune limitazioni gestite da driver non standard, possono riprodurre e acquisire dei suoni in automatico da Linux. Per la bontà, se uno esce da quello che è la fascia consumer della scatola del supermercato e va tramite i negozi musicali, tutte le caratteristiche di frequenza di campionamento, di tempo di latenza in ingresso e in uscita e tutti quei parametri lì sensibili a chi fa questi tipi di lavoro sono documentati e riportati, diciamo, a godimento dell'acquirente, che deve quindi valutare e apprezzare e scegliere di conseguenza. State attenti perché ce n'è una che non funziona. L'affidabilità dal vivo. Io sono un sassofonista, quindi stavo qua. Io vado anche senza corrente e vengo liscia. Da quel punto di vista lì. E l'affidabilità è molto buona. Nel senso che una volta che io, per esempio, io col mio M-Synth così l'ho configurato, ho considerato i pezzi belli, e mi configuro il computer in modo che non abbia processi sottostanti critici, comunque, anche se li avessi, posso sfruttare le caratteristiche real time del kernel di Linux, che dà la giusta priorità e permette di differenziare i compiti accessori del computer in funzione dei compiti specifici dell'audio. Quindi se improvvisamente io dovessi nel mio computer fare un salvataggio su un file su una chiavetta, che è una cosa onerosa dal punto di vista di struttura del computer, comunque, grazie a queste specifiche real time, ho l'integrità della generazione sonora. È logico che non possono succedermi guai se non quelli tipici da palco. Nel senso, quando hanno studiato lo standard MIDI, hanno capito subito che i musicisti erano degli assassini dal punto di vista tecnico e hanno previsto che da una tastiera all'altra ci fosse anche la differenza di 2000 volte, tanto per darvi un'idea di quanto bene vogliono i tecnici e i musicisti. Io fortunatamente sono sia tecnico che abbastanza musicista e quindi so riapprezzare. Proporre in palco questo groviglio di fili qua è naturalmente improponibile, però se uno con dotazione tecnica, se assieme a un computer portatile si mette un gruppo di continuità, io per esempio per questo computer qua non utilizzo un disco di tipo tradizionale, ma c'è una compact flash allo stato solido, io ho la matematica certezza che se io le lascio qua suonare, questo mi va avanti una settimana senza problemi, insomma. Avrà problemi semplicemente perché, la sala serve a qualcun altro, insomma. Diciamo che questo tipo di fattore non è dovuto tanto al tipo di sistema sonoro, ma al fatto che sotto abbiamo una piattaforma del tipo Linux che da questo punto di vista è estremamente affidabile. Dal punto di vista di esperienza personale, un server Linux, quello che fisicamente io ho visto che ha avuto vita più lunga è stato di avere 1033 giorni di accensione, è semplicemente stato spento perché c'era un'interruzione dell'ENE, se no sarebbe ancora neanche in funzione, insomma. Da quel punto di vista di specifico, confezionando a dovere una macchina un compito specifico, uno non ha problemi di riavvio o del genere, insomma. Non deve aspettare la pausa del ballo di mezza sera per fare riavvio delle macchine, insomma, può andare tranquillo. Distribuzioni precompilate per fare audio? Ci sono. Mi viene in mente la presentazione che ha fatto un mio collega insegnante di scuola elementare su ad Altissimo, e c'è la Dynabolic, però non so qual è la penetrazione di componenti proprietarie su questo tipo di distribuzione. So che è già munita di molti strumenti sia per fare sessioni live sia per fare sequencing e altri tipi di operazioni. Altrimenti, una volta che uno sa gli ingredienti, gli bastano qualsiasi distribuzione, cioè partendo da Ubuntu, da Debian o da altre distribuzioni di stampo standard, uno va in cerca di componenti che la ricetta che vi ho dato inizio serata,
l'integra con WMPK, con Jamin, con il JKREC e altre poche altre applicazioni, poi l'appetito viene mangiando, riesce a ricrearsi senza dover dedicare una macchina apposita una sessione, un utente in cui utilizzare sulla sessione sonora, proprio perché questi applicativi sono praticamente dentro a quasi tutte le distribuzioni. Ubuntu Studio mai provato? Ubuntu Studio l'ho provata, simpatica, semplicemente ti riaggancia già in installazione, per cui quando uno carica Ubuntu Studio una parte di questi strumenti qua sono già pronti da utilizzare e non è che uno deve andare a scegliersi e installarseli in più insomma. Poi Ubuntu Studio, delle novità, hanno lavorato un po' meglio a livello kernel in modo da andare ad ottimizzare meglio determinate caratteristiche di dialogo con le schede audio in modo da ridurre ulteriormente, però a scapito un po' di stabilità e di altre prestazioni, il tempo di latenza, parametro molto caro ai musicisti del settore. Bene, detto questo signori, di nuovo buona serata, se avete bisogno di ulteriori delucidazioni, quello è l'indirizzo di posta elettronica, io ho già svelato il segreto che sono a Schione del 1° maggio, eventualmente se volete rincontrarmi, e comunque è possibile rintracciare il mio nome o altri tipi di attività e l'arco delle altre serate degli Inlight Nights qui a Montecchio Maggiore, vi ricordo le date seguenti, già che prima non è stato fatto, c'è il 3 maggio con Dario Cavedone della Viluga e poi il 17 maggio sempre con Dario Cavedone riguardanti temi sulle distribuzioni e la sicurezza informatica. Poi in zona del Vicentino esistono realtà come Luca di Vicenza, Bassano, Schio eccetera eccetera che propongono, basta andare sui loro siti, una serie di attività riguardanti le tematiche più disparate relative al Linux e corollare. Detto questo, buona serata a tutti.